stranamente nel mio bagno. Perché per qualche motivo mi avete chiesto, sì lo so, questo potrebbe scioccare in tanti e scioccato anche a me, la mia make-up routine. Quindi mi truccherò con voi oggi. Allora, la base. Metto del... come si chiama? No raga, ho rotto il tappo. E là, metto della crema... idratante, insomma, una volta ho fatto vedere che la mettevo anche sotto l'occhio, ma mi avete cazziata. E allora ho imparato, ragazzi, guardate con questo. E ora picchietto, 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 picchietto. Adesso passiamo alla parte fondamentale: coprire le borse sotto gli occhi. Io utilizzo un correttore. Prima utilizzavo il fondotinta, poi durante i vari shooting i truccatori mi hanno detto che cosa ha fatto e io, e quindi mi hanno dato questo. Guardatemi, siete anche comodi. Questo video potrebbe scioccare tante make-up artist, io mi dispiace. Non sono una che si fa i ceroni perché comunque mi piace far respirare la pelle, però essendoci tanto smog fuori è anche bene proteggere la pelle, quindi metto un po' di prodotto, non tanto. Questa è la mia base. Adesso passo al trucco occhi. Io ho questa che è la mia palette che ho comprato 2 anni fa per Natale. Mi ricordo quando ero da Sephora a comprarla e io ancora ero in modalità cos'è una palette? Ho chiamato Veronica e le faccio vero, sono da Sephora, lei. Sto per comprare una palette. C'è stato un minuto di silenzio, mi fa stai bene? Io sì. E ho comprato questa e effettivamente è la mia preferita su tutte. Lo so che ancora non è sfumato, ma io adesso ho il trucchetto, questo pennellino e sfumo. Bagno un pochino la punta del pennellino, questo qua, prendo il colore più illuminato e lo applico qua. Dare un po' di colore, cioè boh, illuminazione. Non lo so raga. Questo è un trucco che mi ha insegnato Veronica, mi ha detto al lato scuro, in mezzo più chiaro, è sempre più chiaro. Da lì io poi lo applico con i diversi colori e basta. Insomma, cioè davvero 2 anni fa Veronica è venuta a casa mia una sera e mi ha insegnato a truccarmi. Le amiche. Ciao Vero. Ok, gli occhi per me sono a posto. Adesso quello per le sopracciglia. Uso un mascara pieno e me le coloro. Ci applico il prodotto e poi con uno secco dove non c'è praticamente più nulla, quindi funziona soltanto a pettinino, le pettino. Come vedete l'effetto è questo. Tac. Vi spiego cosa ho fatto questa mattina. Questa mattina solita sveglia alle 6, ho fatto colazione e ho già incominciato a muovermi, nel senso che ho sistemato casa. Questi ultimi 2 weekend sono stata molto in viaggio e quindi... in camera mia c'erano ben 2 valigie piene da disfare. Io le avrei lasciate lì, solo che dopo domani arriva Jimmy per festeggiare San Valentino insieme e mi avrebbe cazziata pesantemente, quindi ho dovuto disfarle. Adesso devo andare a fare un po' di spesa, devo andare a comprare il pollo per Luna al Carrefour. Non so se lo sapete, ma al Carrefour hanno il pollo a un prezzo fisso di 5 euro. Non so che pollo sia... lo compro per il gatto, è per il gatto e quindi va bene. Io per me sinceramente prendo quello bio quando mi capita. Mi capita anche di mangiare questo qua da 5 euro, non è la morte, non succede nulla, ma insomma preferisco quello bio o allevato senza antibiotici. Vabbè, poi metto il blush. Sul blush io non sono molto brava perché finisco sempre per sembrare Heidi, anche se poi comunque durante la giornata cade, ma uso questa palette Born to Glow di NYX. Boh. E poi l'illuminante, che io faccio un mix di questi, faccio così, la croce, qui, qui e qui. Davvero ragazzi, a me l'illuminante, come l'avevo detto anche in un video, mi ha salvato dal vedere male il mio naso. Cioè io dal giorno in cui ho cominciato a mettere l'illuminante, mi piace il mio naso. Bello. Ogni tanto ci sono delle aggiunte alla mia make-up routine che faccio man mano che conosco i prodotti e imparo a capire cosa funzionano. Ad esempio,
adesso ho imparato a truccare un pochino le labbra, quindi metto questa matita che è di Smashbox Always Sharp, ho cominciato ad usarla perché dopo solo un mese ho capito che era una matita per le labbra, e faccio il contorno labbra. Come vedete non si nota, e poi applico uno dei lip gloss burro cacao, chiamatelo come volete, che io sto amando in questo periodo, che è il Lolly Balm di Benefit. Sì, vi giuro, pazzesco. Cioè, a me piace tantissimo questo colore. È un burro cacao, dura tipo 10 minuti, però almeno ho finito di truccarmi, mi piace. Ta-da! Aspetta che sciolgo i capelli. Finisco con un pochino di profumo, questo è il mio profumo preferito. Io in 10 anni ho avuto soltanto 2 profumi, questo e il Dolce Gabbana The One. Sono i miei preferiti, li alterno man mano che uno finisce, quindi il prossimo sarà il Dolce Gabbana The One. Abbondiamo. Abbondiamo perché tanto ormai ne sono talmente assuefatta che non lo sento, quindi voglio farvi vedere il mio outfit of the day perché mi piace tantissimo. Io sono una che appena vede un raggio di sole dice è primavera, è estate, è caldo e quindi si denuda. Quindi abbiamo scarpe, le mie preferite, super primaverili, siamo all'11 febbraio, 12 febbraio. Pantaloni, questi qua sono di Adidas ovviamente, ma sono tipo di un tessutino abbastanza, sembra tecnico. Faccio schifo in questa cosa, si vede che non sono una food fashion blogger. Comunque sono aderenti, però comunque tutta da ginnastica, e devo dire che essendoci queste bande mi copre un po' la culotte de cheval, tac, e quindi stanno molto bene addosso. Io li tengo molto a vita alta, anche se si potrebbero tenere più bassi, però a me non piace il cavallo basso, e in questo modo, tenendoli così a vita alta, posso usare delle maglie crop top. Mi piace quando mi vesto che mi piace, a me, magari a voi non piace, perché mi sento a mio agio e quindi sono molto più predisposta, non lo so, a volte quando mi vesto e non mi sento a mio agio, comincio a pensare al fatto che magari mi stringe il pantalone, quindi mi si vede questo, mi si vede quello, mi dà fastidio, e la mia testa pensa a quello rispetto alla situazione che sto vivendo, e quindi è come se il mio cervello fosse separato a metà, e mentre sono agli eventi, magari parlo con le persone, parte del mio cervello continua comunque a pensare a quello, quindi cerco sempre di vestirmi come io mi sento a mio agio, anche se magari non è la cosa più bella o fashionable del mondo, ma l'importante è che io stia bene con me stessa e che quando tengo i discorsi posso concentrarmi sulla persona e non penso nel retro della mia testa ad altro. Quindi. Ti ho preso 6 kg di pollo, ti basteranno? Eh? Tornata anche dal mercato, ho comprato il pesce, ho preso degli anelli di totano per questa sera cena e un'orata per in teoria domani sera cena, e ho preso anche della frutta e della verdura, peperoni, broccoli, verdura di stagione eccetera, quindi adesso sono fully stocked e io devo davvero scappare, dopo vi spiego dove. Ora devo andare. Allora, mi trovo in una location un pochino diversa dal normale perché mi trovo negli uffici di Adidas a Monza. Come sapete io ho un allenamento del venerdì sera con gli Adidas Runners, e questo allenamento è un allenamento che è stato un po' creato dopo il mio arrivo in Adidas. Da dicembre più o meno mi è stato anche chiesto di collezionare dei dati su questo allenamento, quindi il numero di presenze, le nuove presenze eccetera, al fine di valutare un po' la performance di questo. Quindi io, siccome sono una persona che a casa lavora ma fa 10.000 altre cose, ho chiesto se potevo venire un giorno della settimana qui negli uffici al fine di poter lavorare e riuscire a staccare la testa, e mi è stato concesso, e quindi da dicembre ho iniziato a venire qui ogni martedì, e questo mi consente anche di poter essere a più stretto contatto con tutti coloro che lavorano in Adidas e poter partecipare attivamente anche ad altri progetti. Ad esempio, se mi seguite su Instagram saprete che è appena partito il progetto Women Series Milano, e a quello ho partecipato anch'io un pochino dietro le quinte, e basta.
Quindi il motivo per cui magari di martedì mi trovate un pochino meno attiva è perché passo praticamente l'intera giornata qui, anche se a pranzo vado dalla Vale perché lei abita qui vicino e quindi vado a salutarla, e infatti è l'unico giorno della settimana in cui riesco a vederla. Però sono strafelice di poter entrare un pochino in le dinamiche un po' aziendali, stare un pochino a contatto con quella che è la realtà e effettivamente quello che ho studiato. Sono venuta a pranzo dalla Vale, che mi ha preparato il gelato. Cos'è? Cosa hai combinato? Ma tu come ti fai a inventartele? Non lo so, mi è venuta così. Cos'è? Allora, due palline di? Patata dolce. Semplicemente come l'hai fatta? Cotta, l'hai frullata? Frullata. E ci ho messo un cucchiaino di tahina. Basta. Sta tahina, proprio me la devo comprare. Esatto. Poi abbiamo edamame. Poi c'è zucchine. Poi ci sono del cavolfiore, spinaci, colorato, cavolfiore, pollo. Sì, fatto con la curcuma. E easy. E qui? Sono dei finocchi gratinati. Con? Con un pochino di parmigiano e un cucchiaio di latte di soia. Ah, oh, che bello, che bello. Grazie, that's it. Ciao, Vale. Sono le 6 e sono appena uscita dall'ufficio. Adesso torno a casa con il mio blu. Sì ragazzi, sono venuta da Milano a Monza, cioè vengo da Milano a Monza col cinquantino. Ci piovo 40 minuti, però è molto più comodo di qualunque treno e mezzo. Yes, io e blu conquisteremo il mondo. E adesso torno a casa, prendo la roba e vi porto con me in una nuova attività. Dopo vi spiego. Entro in casa adesso con 3 peperoni in mano perché sono della spesa al mercato che ho fatto questa mattina, ma la busta l'ho lasciata qui in antingresso e Luna mi apre la porta. Ciao amore! Ciao patatina! Ciao, ti sono mancato un pochino! Vieni, dove vai? Torna qui! Andiamo in casa! Luna! Pollo è qui, brava! Ciao! Adesso ho esattamente 20 minuti prima di uscire di casa. Devo soltanto prendere 2 cose e avviare un pochino la cottura delle verdure per questa sera a cena. Wow! Prendo soltanto il costume da bagno e le ciabatte. Questo perché da oggi mi sono iscritta a idrospinning, essenzialmente spinning in acqua. L'ho provato la settimana scorsa e l'ho trovato bellissimo. Mi sono divertita a morire, mi sono stancata tantissimo. L'ho trovata davvero stimolante. E soprattutto dopo una giornata dove sono stata essenzialmente seduta tutto il giorno, davvero utile. Mi piace tantissimo fare sport, qualunque tipo di sport, e stimolare il mio corpo in modo diverso. Dopo la lezione della settimana scorsa ho sentito una sensazione totalmente nuova sulle mie gambe, quindi ho deciso di integrare questo allenamento nella mia routine settimanale. Se la cosa vi incuriosisce, sono felice di poter rispondere alle vostre domande, lasciatemele pure qui sotto. Io adesso però vi saluto e ci vediamo direttamente lì perché devo scappare di casa, insomma. In questi 10 minuti ho avviato le cotture delle verdure, ne preparo sempre in abbondanza anche da mettervi per i prossimi giorni, piselli, cipolla, poi vi spiego cosa faccio. Di qua ho preparato la borsa, lo zaino, non ho fatto la pipì, adesso vado a fare la pipì e non vi ho fatto vedere ma oggi pomeriggio ho mangiato una di quelle barrette dell'Ambrosia raw vegan a base di datteri, insomma. Che fai Luna, copi? Cioè io dico che devo fare la pipì e poi ci vai anche tu? Vabbè. Chiudo. Sono le 05 e la lezione inizia alle 1:15. Cioè posso essere in orario io. Bene, Tar. Grazie. A dopo. Grazie, che bello. E voilà, sono davanti al mio piatto fumante. Sono tornata a casa e in
20 minuti, 25. Sono riuscita a cuocere tutto. Adesso sono le 9:05 e ceno. Ho finito di cuocere le verdure e i piselli, li ho messi insieme. A parte ho bollito i calamari che ho comprato oggi al mercato e poi li ho buttati in questa salsa di pomodoro. Ragazzi, ho scoperto la Cirio come salsa di pomodoro, buonissima, davvero consigliata, se la trovate provatela. E mangio il tutto accompagnato da gallette, ovviamente salato, condito, oliato. Nel mentre che la roba cuoceva ho anche messo su il pancake, così che finisco di cenare, rassetto i piatti e posso buttarmi sul divano. E basta, ragazzi, questa è stata la mia giornata. Mi dispiace che le riprese siano state un po' confusionare, a destra, a sinistra, ma penso che rispecchino esattamente ciò che è stato oggi, quindi è abbastanza confusionario e caotico. Ma sono felice. Mi piace arrivare a fine di queste giornate perché mi sento appagata e soddisfatta. E basta. Io vi ringrazio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ormai la so benissimo questa frase. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!